Collega, questa è ancora le gomme estive? Aia! Abbiamo le catene a bordo, sì? No, le catene non ce le ho. E mancano 4 gomme termiche. Sì. Sono 80 euro. Sì? Mettetemele, va. È buono, cioè il gommista ne voleva 320 euro. Ma proprio vedi, io avevo i dubbi che i ladri, in giro stanno i ladri, stanno. 320 euro volevi. E noi invece 80 abbiamo detto. Abbiamo detto 80. Sapevo di scegliere. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, posso chiedere a lei? Certo. Senta, ho visto il cartello, vendesi terreno? Sì, sì, sì. Tutta questa parte di terra è tutta in vendita. Ah. Di qui fino ad arrivare praticamente sotto quelle casette, vede tutto il vigneto anche. Uh-huh. Da quella parte abbiamo l'agrumeto fino sotto la collina. Questo, tutto terreno in vendita. Vabbè, volendo comprarne di meno, diciamo, è possibile. Siccome noi ci siamo resi conto che è troppo, in realtà potremmo anche venderle in lotti. Beh. Lei quanto ne vuole? No, giusto, devo riempire questo secchio. Ho preso dei fiorellini, no? Ma mi stanno morendo. E quindi ho pensato, da qua poi non è che dice fino. Salve. Ui, Antonella. Tiziana, Madonna, che bello che sei venuta a trovarmi, grazie. Beh, è un piacere per me rivederti. Ma come va? Che ti devo dire? È stata una settimana dura questa, dura, non pensavo proprio, brutto il carcere, brutto, brutta stanza, non vedo l'ora di uscire. Comunque, sinceramente, abbiamo avuto grosse difficoltà. Non vediamo l'ora che tu ritorni perché abbiamo bisogno veramente della tua manodopera, Come mi avete sostituita, diciamo, in ufficio? Come vi siete organizzati senza di me? Ebbene, Angela fa il caffè. Anna Maria legge il giornale e Bice va a letto col capo. Non capisco a che cosa vuoi alludere. Ti auguro una presta libertà. Grazie a sé. Non ci viene più, eh? Ma Bice tornerai proprio, grazie proprio. Cioè io non mi faccio capace. Come ha fatto il nostro collega, il maresciallo, a morire mentre beveva il latte? E gli è caduta la mucca addosso. Che fa? C'è peccato. Lo vedi a te? C'è peccato, però ditele le cose, eh. Vabbè, scusa, che so che ci va a mettere la notizia sul giornale. Il prossimo, prego. E tu? Prima volta? Sì, in questa agenzia prima volta. Ma sono un po' emozionato, sai. No, loro sono bravi. Da qua sono usciti attori anche di un certo livello. Sì. Io ho lavorato molto con loro. Sì, ho fatto teatro, ho fatto Pirandello, Brecht, Goldoni, Shakespeare. Poi ho fatto anche un po' di cinema, un po' di televisione. Si lavora bene, si lavora. Tu invece? Qualche esperienza? No, io veramente ho fatto un film. E che film? Vabbè, non è che non mi va di dirlo. Dai, tanto ormai, qual è il problema? Ho fatto un film pornografico. Un film porno? Sì, porno. Dai, e che ruolo interpretavi? Facevo la parte del marito che uscivo di casa e andavo a lavorare. Poi cominciava il film. Ma avevi qualche battuta? Sì. Uscivo di casa e dicevo ciao. No. Sì. Che c'è, collega? Certe fortune, guarda. Cosa ha scritto, Bicelli? 7. Sì. Vedi quante ne stanno? Un affare, si sono sbagliati. E vedi gli altri, vedi? C'è pazienza, guarda qua. Bicelli, 7. Sì. No, ne stanno di più. Se non sbaglio. Chi? Oh. Tappo.
Senti, come si chiamano le donne che vogliono fare sesso a tutte le ore? Ninfomani. No, a che numero? Non lo ricordo. 199. Memorizzo così. 199. Tutte le ore, no, H24. H24, Marisa risponde. Marisa.